Andrea, Sì. quando fate, dite i nomi dei premiati, possiamo applaudire noi. Come no? Però se ci togli il muto. Lo facciamo così, fisicamente. Ok, siamo in Senza diretta, rumore potete non vale. andare. Senza il rumore non vale, allora che gusto c'è. Poi sai, è una vittoria ancora più preziosa, Va secondo me, bene. perché quando tu parti con i propri Allora. Claudia? No, abbandonato. sta andando al computer. La vedo. Devo capire come questo lo sa il lavoro, no? Vai Claudia. Bene, io lascio la parola al presidente Giovanni Roncaglia per la premiazione della nostra ultima tappa. Giovanni, a te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Mi fa un po' strano, i miei discorsi, come sapete, durante le premiazioni sono chilometrici. Qua adesso non ho un pubblico, quindi mi sento un po' in imbarazzo. No, volevo ringraziare. Oggi abbiamo fatto tra ieri e oggi 170 giocatori, che credo nel mese di novembre sia un record assoluto, Dove di cui il 40% socio Aerogolf. Merito va anche al nostro sponsor, Anna Maria Lucchetti, che speravo di avere in collegamento. L'ho chiamata, ma lei tecnologicamente non è molto fornita, e quindi chiedeva l'aiuto del figlio, ma evidentemente il figlio non è arrivato. Colgo anche l'occasione per ringraziare i nostri altri sponsor di circuito. E Campus, Università Telematica, il nostro sponsor per i viaggi Inside Africa. E mi scappa anche il nome dell'altro, purtroppo non c'è Claudia che mi può dare suggerimenti. Comunque, perdonatemi. È stato un anno molto faticoso. È una situazione veramente complicata e difficile. Noi cerchiamo di tirare avanti per quello che possiamo fare. Adesso questa invenzione di fare la premiazione su Zoom è una novità assoluta. Speriamo che vada bene. La prossima tappa nostra sarà l'8 dicembre per la consueta festa di Natale, che purtroppo, data la situazione, non sappiamo ancora come si potrà sviluppare. Anche qui, grazie a Claudia e alla sua fantasia, cercheremo di fare una cosa divertente nel rispetto dei limiti imposti dalla situazione. Vi ringrazio ancora tutti per quest'anno molto faticoso, molto bello per certi versi e molto triste per altri. Grazie ancora. Lascio la parola a Claudia che vi presenterà il rettore dell'università e il campus che diventa nostro sponsor di circuito da oggi. Grazie. Grazie a te, Grazie. Presidente. Io do il benvenuto a tutti. Sì, è stato un anno difficile, però portiamo a casa anche qualche piccola, o meglio, qualche grande soddisfazione, perché Aerogolf continua a far parlare di sé o per i tanti giocatori o per i nuovi e importanti nomi che si affiancano al nostro circuito. Benvenuto soprattutto al dottor Enzo Siviero, rettore della Università Telematica di Campus, che vorrei coinvolgerne e chiedergli se ci dice due parole su questa università, se ci spiega cos'è i campus e cosa fa in particolare, così ci cominciamo a conoscere. Molto bene, grazie, grazie a tutti. È un privilegio questo invito. Devo dire la verità che il connubio e campus con Aerogolf mi sembra particolarmente appropriato, perché posso dire che la nostra è un'università che vola, vola nell'etere. Siamo in una situazione in cui purtroppo, da un lato, ma un po' per fortuna nostra, il coronavirus, il lockdown ha messo in evidenza l'importanza
dell'insegnamento online che noi pratichiamo da quasi 15 anni. Riteniamo di essere sostanzialmente leader in Italia, assieme a poche altre realtà, ma competiamo con le università tradizionali. Siamo in questo momento con due dipartimenti eredi di 5 facoltà. Le facoltà sono quelle classiche: ingegneria, economia, giurisprudenza, lettere, e poi da questo punto di vista l'evoluzione da facoltà a dipartimento ha messo in moto anche un meccanismo molto interessante che per noi è particolarmente intrigante, quella dei dottorati. Noi abbiamo anche messo in piedi due dottorati, cosa molto interessante perché ci colloca in posizioni apicali da un punto di vista della ricerca. La nostra è una realtà molto complessa da un lato, ma anche molto semplice dall'altro. Siamo circa abbiamo un'ottantina di sedi in tutta Italia, siamo praticamente presenti in tutti i capoluoghi di provincia e soprattutto anche in situazioni un po' più lontane. Questo per facilitare lo studente, perché l'università va in casa dello studente e gli facilita il compito di studiare anche in tempi che a lui sono più congeniali. Non significa questo che lo studente è abbandonato, tutt'altro. Lo studente è molto ben seguito, noi abbiamo i tutor online, si chiamano così, che possono seguire lo studente sia da un punto di vista delle procedure, che non sono semplicissime, soprattutto delle persone che non sono della generazione, che ha l'uso del dito piuttosto che quello della penna, ma anche perché effettivamente le procedure sono previste dal Ministero. La nostra è una piattaforma leader, anzi l'abbiamo recentemente implementata a servizio del Ministero per un go-to-school molto interessante. E il pacchetto complessivo che noi offriamo ormai supera le 50 unità come corsi di laurea, senza contare una decina, abbondantemente parecchie decine di master, per un totale di circa 60-70 mila studenti molto variabili. Vorrei dare un numero, se mi consentite ancora mezzo minuto, perché è importante. Il passaggio dell'esame dalla posizione diretta, come era previsto prima, perché gli esami comunque li abbiamo fatti in sede e in presenza, alla modalità telematica, ha comportato in pochissimi mesi di implementare 700.000 esami. 700.000 esami sono un numero spropositato che ha messo naturalmente a dura prova la nostra realtà. Però ci siamo riusciti, siamo orgogliosi, abbiamo un corpo molto giovane, anzi vorrei dire che siamo giovanissimi, se mi tolgo io naturalmente, che mi considero un diversamente giovane, sostanzialmente mi vanto di avere tre quarti di secolo, ma insomma credo di essere in buona compagnia. E quindi la giovinezza si accompagna anche al fatto che noi siamo ampiamente a favore della parità di genere. Il nostro corpo docente è prevalentemente femminile e questo ci fa molto piacere, così come il personale tecnico-amministrativo. Questa è una esemplificazione. Teniamo molto al tema dei diritti umani, del rapporto di genere, della tutela dei minori. Abbiamo fatto parecchi convegni. Chiudo dicendo che sostanzialmente noi abbiamo anche una sede importantissima che si trova a Novedrate, immersa in un campo verde meraviglioso. Novedrate si trova tra Como e Lecco, grosso modo vicino a Milano, in Brianza, dove abbiamo un edificio che era la vecchia sede IBM Europa, dove abbiamo 270 stanze, un auditorium, una cinquantina di aule. Voglio dire che noi la stanzialità la gestiamo anche per fare corsi intensivi, ovviamente supporto agli studenti, in modo da facilitare che lo studente possa velocemente, ma nello stesso tempo tenendo alta la qualità, raggiungere gli obiettivi. Mi sono forse dilungato un pochino troppo, ma in realtà è semplice, ma nello stesso tempo complessa. Raccontare tutto non è così semplice, però ritorno al discorso iniziale. La nostra università che vola, Aerogolf vive del volo, e siccome il volo è il sogno più bello che si possa immaginare, credo che ognuno di noi abbia sognato di volare, ancora oggi lo faccio e sono particolarmente felice. Una piccola chicca: io ho fatto il servizio militare in aeronautica, da avere semplice, dopo la laurea, perché volevo velocizzare il mio percorso, e mi è rimasto nel cuore l'aeroporto e, come dire, la paura di volare, per citare Erika Jong, io non ce l'ho.
volavo continuamente, sono, anzi qualche volta dico che ho messo le ali. Mi fermo qui, potrei andare avanti ancora un po', vi ringrazio ancora, sono pronto a rispondere a qualche altra domanda se c'è bisogno naturalmente, io sono emotivamente con voi. Noi ringraziamo tantissimo lei e l'Università e i Campus. Le diciamo che AeroGolf sta per Associazione Italiana Golf, Piloti e Gente dell'Aria. Quindi lei è un AeroGolf a tutti gli effetti, perché noi abbiamo tanto gente dell'area, oltre piloti. Quindi è benvenuto nella famiglia e speriamo di conoscerla. La porteremo tranquillamente sul campo da golf, o in Brianza o a Roma, ma stia sicuro che non potrà rimanere lontano dai campi da golf. Speriamo anche di tornare tutti a volare, questo ce l'auguriamo tutti, e speriamo di farlo al più presto. Grazie tantissimo, se qualcuno vuole fare qualche domanda, io Andrea vi do la parola. Non so se c'è. Volevo chiedere al dottore dove ha fatto il militare, così magari ci siamo trovati insieme. Allora guardi, io ho fatto il CAR a Como. Io sono padovano di origine, padovano doc, qui si sente anche del mio accento che non tradisco, essere per me un vanto. E ho fatto 40 giorni di CAR a Como, dopodiché mi sono trasferito all'aeroporto di Padova, dove ho prestato servizio presso il secondo telegruppo, quindi ho seguito tutto il sistema di controllo aereo. E sono molto contento di quello che ho fatto, perché ho trovato una realtà molto bella. L'aeronautica italiana mi è sempre stata nel cuore e l'ho fatto molto volentieri. E posso anche dire che ho dei ricordi bellissimi sia dei miei commilitoni, anche se mi hanno fatto qualche scherzo, però insomma un po' di nonnismo ci sta, sia soprattutto dei miei superiori che hanno sempre dato un'indicazione anche umana del mio essere. Ero molto giovane, ero appena laureato a 24 anni e quindi, come dire, mi affacciavo. Ho fatto un'esperienza bellissima per stare a contatto con le persone, l'elemento più importante che noi abbiamo. Io sono anche un po' poeta, ho scritto un libricino, Il Ponte Umano, 6 anni fa, adesso farò la seconda edizione. Ve lo manderò in via, come dire, telematica, perché è una cosa alla quale tengo molto. Però perché, ecco, forse una domanda che io precedo, perché Campus ha deciso di essere sponsor di Aeroclub? Come ho detto all'inizio, la nostra università eterea vive volando perché si posa nelle case dello studente, si posa nei luoghi dove può essere utile. Noi abbiamo anche una funzione sociale. Io credo che il golf abbia una funzione sociale. Io non sono un golfista, mio fratello lo è in modo molto determinato, ma non escludo in futuro di poterlo essere. Però credo che sia uno sport straordinario. Perché? Perché ti metti in mezzo alla natura, in mezzo alle persone, e la competizione è una competizione sana, si fa sul fare, sul raggiungere una meta. Ecco, io credo che raggiungere una meta sia qualche cosa che deve essere anche parte dei nostri studenti. Devono raggiungere una meta faticando, perché spesso hanno problemi di famiglia, noi li facilitiamo in questo, con la distanza virtuale, e quindi il volare, ecco. E questa combinazione del volo con il golf mi è sembrata praticamente felice. Mi congratulo con voi per questa scelta. Credo che il futuro sarà ancora più roseo e sicuramente noi faremo anche molta pubblicità a questo vostro organismo, e come spero anche che la nostra università possa esservi di aiuto anche attraverso dei master. Noi facciamo anche delle cose interessanti, tanto per dire, ingegneria, abbiamo l'ingegneria dei veicoli ibridi ed elettrici, ingegneria delle app, ingegneria dei droni, ecco, per dire che abbiamo anche un'accademia del volo, cioè siamo una realtà molto variegata. È meglio che mi fermi, perché come dice mio nonno, ci vogliono 100.000 lire per metterti in moto e 1.000.000 per fermarti. Io amo anche scherzare, perché penso che, come dicevo prima, il sorriso sia l'anticamera della felicità. Non c'è da essere felici, però comunque la speranza di essere felici non ci abbandona mai. Grazie ancora. Grazie mille. Molto interessante. Benvenuto nella famiglia AeroGolf. Io direi che possiamo passare alla premiazione. Ciao. I premi... C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Non so, ogni tanto sento dei rumori. Passerei alla premiazione e non ho il circolo di appartenenza, quindi andrò soltanto con il nome.
Allora ha vinto il premio il primo Lady Carla Bregni con 31 punti. Non so se è collegata, magari ci dà, la conosciamo, ma non la conosco, non vedo nessun nome. Poi il primo senior invece lo conosciamo, è Claudio Civita. Io vedo Morena collegata. Morena, saluta tuo marito, complimenti per questo primo senior con 35 punti. Poi abbiamo in terza categoria il secondo netto Massimiliano D'Amico con 34. C'è? Sì, c'è con noi. Ah, complimenti. Poi abbiamo primo netto, sempre in terza categoria, Mario Percesepe, spero che l'accento sia giusto, con 35. Passiamo in seconda categoria. Abbiamo il secondo netto Gianluca Romeo Riccardi con 37 e Andrea Galli, primo netto con 39 punti, complimenti. Passiamo alla prima categoria, Nicola Paolino, secondo netto con 35. Grazie. Ah, c'è Nicola, complimenti sì. Nicola. Grazie mille, grazie a voi. Complimenti pure per l'iniziativa della premiazione su Zoom, molto, molto simpatica, molto insomma, interessante. Meno male, eravamo molto preoccupati, tu ci stai sostenendo. E grazie. Poi ancora di più complimenti e applausi a Tiziana Bagaglini, primo netto in prima categoria con 35, che so che è collegata, quindi... Sì, buonasera, grazie mille. Bravissima. Grazie. E poi abbiamo il primo lordo Matteo Montalboldi con 31 punti lordi. Ora io faccio i complimenti a tutti, soprattutto a quelli che hanno giocato sabato, e che la giornata era sicuramente molto più difficile di oggi. E passo, come voi sapete, ai premi speciali per i soci Aerogolf, che non hanno vinto niente tranne Claudio Civita, quindi una tirata d'orecchie al gioco dei miei soci. E hanno vinto i premi speciali Aerogolf Florin e Maxim, che non so, ma mi sembra che era collegato. È con noi, è collegato. Grazie. Bravo, e lui è il nostro nuovo socio. Come vedete, l'età media si sta abbassando, ragazzi. Bene. Benvenuto Florin, e anche la grazie, moglie. Grazie, grazie a voi. Le prossime gare. E poi oramai un abituale, perché visto che Giovanna non ha vinto, l'altro nome oramai in voga, secondo Nettario Golf, Gianluca Bagnoli con 35. Bravo! Grazie. Bravo. Ciao a tutti. E allora i premi, abbiamo un Corriere Espresso DHL Giovanni Roncaglia, i premi sono tutti in Kashmir. Giovanni, che lo sapete, è il nostro praticamente TNT, DHL, non so come lo vogliamo chiamare, li consegna in... Chilometro zero. Esatto. Lui è il chilometraggio illimitato, li consegnerà al vostro circolo di appartenenza. Però volevo dire che se qualcuno, soprattutto dei presenti, ha piacere di fare la nostra gara di fine anno dell'8 dicembre a Parco dei Medici, siete invitati a partecipare, magari ci scrivete un'email, a noi farebbe piacere se coloro che hanno vinto venissero con noi a Parco dei Medici. Di solito la gara di fine anno è più che altro una festa, quindi il golf è una cosa quasi una cornice. Purtroppo quest'anno abbiamo capito che non potremo fare molto, vedremo di fare una gara il più divertente possibile. Sarà purtroppo una Stableford individuale, perché il Covid non ci permette né doppi né Louisiana né niente, però vedremo di mettere premi particolari e di fare qualcosa di divertente. E quindi invito tutti a venire l'8 dicembre e ringrazio i nostri sponsor che ci sostengono, e lascio la parola a chi vuole dire qualcosa. Nessuno vuole dire qualcosa. Roberto Palazza non vuole dire niente, non ci credo. Non ho vinto, non dico nulla. Prima avete detto mi ero collegato perché pensavo di aver vinto, invece no, ero solo curioso. L'iniziativa mi sembra ottima, come hanno già detto altre persone. Niente, nonostante l'anno si dimostra che l'organizzazione la sta facendo funzionare alla grande, avanti così, complimenti a tutti. Grazie. Vi prego, posso fare una battuta? Posso fare una battuta? Certo. Io dirigo da soli 31 anni una rivista che si chiama Galileo,
che è degli ingegneri di Padova, dove di ingegneristico non c'è moltissimo. Allora, se avete piacere, io magari nel numero di gennaio o di febbraio darei anche un po' di spazio a questa vostra realtà, perché mi sembra che sia giusto che venga più conosciuta di quanto, diciamo, posso immaginare ci sia. Questa è la mia proposta. E poi, siccome io sono un progettista di ponti, sono anche il progettista del Ponte dei Congressi di Roma, ho vinto la gara internazionale 20 anni fa, per me i ponti sono una meraviglia e nel vostro ambito, che posso considerare ormai anche mio in parte, credo che il ponte più bello sia quello tra l'uomo e la natura, mettendosi, come dire, in circuito e attraverso le buche tappare quei buchi che ci sono, perché tappare un buco significa anche dare più senso alla natura. Questa è una cosa che mi faceva piacere esprimervi così col mio animo un po' particolare. Sono anche architetto, peraltro, quindi honoris causa. Quindi, come forse capite anche perché questa mia vena poetica è edulcorata dalla mia formazione di ingegnere trasportista. Comunque fare ponti è la cosa più bella di questo mondo, dopo il mestiere del nonno. E penso che qualcuno mi possa capire. Esatto. Molti. Esatto. Ecco, scusate, sono stato un po' invasivo. Mi avevano detto che avevo pochi minuti, a dire la verità, ma io quando ho un po' di spazio, e soprattutto, vedete, a me sembra che questa sia una grande famiglia. Questo è un concetto che è stato già espresso prima. Lo vorrei confermare. Anche la nostra realtà di Ecampus è una grande famiglia. Però condividere questo modo di essere. Ecco, io spesso uso un termine che ha usato a suo tempo Reinhold Messner, che tutti voi conoscete, io l'ho conosciuto personalmente, è una persona magnetica, un modo di vivere in un mondo da vivere. Ecco, il modo di vivere è quello di tentare di osare sempre. E in fondo ogni gara è un osare, è mettersi, come dire, in discussione e migliorare se stessi. E qualche volta la fatica deve essere amata, perché quando si ama la fatica, il risultato che si raggiunge è una conquista. E la conquista è la cosa più bella di questo mondo, purché naturalmente sia eticamente irreprensibile. Scusate ancora, però volevo chiudere come avevo anche in qualche modo aperto. Grazie ancora e spero che ci sia un'altra occasione per ritrovarci insieme e magari discutere di altre cose. Grazie. Io ringrazio tutti e ringrazio soprattutto coloro che sono soci a Rogolf e vorranno seguirci l'8 dicembre. Scrivete a info@rogolf.it e venite a giocare con noi. A tutti gli altri, in bocca al lupo, state bene e un bacione a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ci vediamo l'8. A tutti, ci vediamo l'8. Ciao. C'è anche Marco, eh?